E la cosa divertente è che mi hanno detto: dai da bere i pipistrelli. Io ho detto: cosa? Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat kan? Terima kasih untuk kalian selalu setia menonton video kami. Oke, guys, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Bro Chan, dan Tekla. untuk vlog kita kali ini yaitu bagaimana reaksi Amore waktu pertama kali mengunjungi Indonesia. Oke, Amore, Ok. prima volta che sei andata a Indonesia, di che anni? 2012. 2012. Ok. E quale l'espressione o quale, non so, quello che ti senti quando prima volta hai messo a piedi, diciamo, in Indonesia? Allora, la prima volta che siamo arrivati là, allora siamo atterrati prima all'aeroporto di Giacarta. Come ti senti l'aria a Giacarta? È stata, come si dice, io ero stanca, ma per di più c'era quest'aria pesante che sapeva tanto da bruciato. Quindi polluzione. Eh sì, ho sentito, ho Inquinamento. percepito quest'aria, poi c'era densa di umidità e inquinamento. Come lo vedi, nel senso, in ristorante, in albergo Indonesia, la differenza colazione in Indonesia e colazione, nel senso, qua occidentale? Qual è la Beh, io mi differenza? aspettavo di trovare cappuccino, brioche, invece no, c'erano solo, cioè, c'erano praticamente spaghettini, tipo mi goreng, nasi goreng e krupuk, quelli sì. Ti piace Krupuk? Sì, mi piace. Però di mattina era strano perché io di solito sono Sì. abituata a una colazione più dolce, invece lì era quasi tutto salato. Per fortuna ho trovato un bread, un toast, un Ah, pane, tosta. esatto, e ho fatto tipo, ho mangiato quello perché non riuscivo, avevo lo stomaco un po' girato. Te, diciamo, non è ancora Non ero ancora abituato. abituata. Prima volta. Sì. Lo vedi il villaggio dove abito io, mio papà e i miei genitori? Che ne dici? È stato bello nel senso che non, diciamo, passare dalla Giacarta, quindi da quella città grande, quella città così molto grande, molto che l'abbiamo visto di notte, poi abbiamo preso un aereo e siamo andati a Giacarta. Ecco, già lì ho cominciato a cambiare il paesaggio e la città è già un po' diversa e l'aria è diversa, più respirabile e quindi mi sono già subito trovata meglio. Poi sono arrivata al villaggio, questo villaggio, com'è che si chiama? Cioè, Klaten è sotto. Klaten, sì, Klaten. Ok? E in mezzo a tutti questi campi di riso verdi e poi si vedeva anche il Bella. vulcano Merapi in Merapi. lontananza. E bello, è stato molto bello arrivare lì, quasi come un'oasi di pace. Benissimo. Bule, mi dicevano. Bule, bule, Bule. bule. Oh, Questa foto. sì. Bella, mi ricordo. Cosa, questo qua, cosa stai facendo? Stavo preparando dei dolcini, dei dolcetti tipici indonesiani con la farina di riso. E qui, diciamo, di fianco alla casa di tua zia. Si chiama Apam. Appam, ecco, Apam o Srabi. ok. Ok, e io in questo momento mi occupavo di versare, diciamo, il preparato liquido dentro gli stampini e sotto c'era il fuoco affinché si cuocessero. Ah, ok, capito. Facevo quello e c'erano appunto le bambine, posso, mia cugina di Chandra e la sorella di Chandra che mi Ecco questo. insegnavano perché era la prima volta, quindi. Capito. E poi niente, è un senso di pace perché comunque Bali è un'isola da tutti riconosciuta per la meditazione, per tutto quello che riguarda appunto il benessere psicofisico della persona ed è così, cioè è una sensazione, un'atmosfera che si sente, si respira. Poi da lì hai cominciato, nel senso, a mangiare tantissimi cibi tradizionali, tipo, non so, basso, Sì. posto. Ecco, allora lì io ho
ho iniziato ad assaggiare un po' di cose, mi sono sbizzarrita. Sì, ha preso Satay, Nasi Champur. Ho preso Satay, Nasi Champur. Chendol. Sì, poi Champur, es Champur. Es Champur. Quello con le gelatine. Sì. Ecco, molto strano, però è stato divertente mangiarlo. Buonissimo, cioè proprio, ecco, a Bali ho mangiato tanto. Qui il tempio delle scimmie buone, perché poi mi hanno detto che c'è anche il tempio delle scimmie cattive, e quindi noi siamo andati quello delle scimmie buone, e niente, era cioè pieno, nel senso tu camminavi in questa pseudo foresta con i percorsi e ponti in pietra, e c'erano tutte queste scimmie che ti guardavano, babbuini, cos'erano? Non mi ricordo che tipo di scimmie. Però erano simpatiche perché comunque loro ti guardavano, io le guardavo, poi alcuni magari c'erano anche quelli più piccoli, i cuccioli, no? Che ti seguivano. Poi ne hai fatte tante foto anche quelli. Sì, no, è stato... Sì, questo rapporto con gli animali molto ravvicinato. Che e qui... poi, esatto, sei andata anche a fare foto con il pipistrello. Quella grande, sì. Ti ricordi? Poi lì appunto al Tempio delle Scimmie c'erano questi pipistrelli diurni, quindi che amano la luce, appunto ho visto. E la cosa divertente è che mi hanno detto, dai da bere i pipistrelli. Gli ho detto, cosa? Sì, c'era tipo una soda, una bottiglietta di soda, e gliel'ho data da bere. Loro bevevano... Forse un tè. Un tè, sì, un tè forse. E loro lo bevevano. Erano lì questi pipistrelli a testa in giù, appesi, grandi, avevano delle ali che sembravano come il velluto, bellissimi da vedere. Come ti senti? È stato divertente, all'inizio un po' di paura. Sì, no, ma dopo ho visto che erano buonissimi, tranquilli, e gli ho dato da bere il tè. Bene, dai, sono contenta. Che posto che hai visitato a Bali? Allora, abbiamo visitato il tempio di Tanalot. Anche lì è stato molto molto intenso a livello spirituale. Ho toccato, mi hanno obbligato a toccare anche il serpente, il serpente sacro. Sacro sotto... dentro questa roccia. E poi sono stata benedetta dagli induisti. Esatto. Hai mangiato anche a Sanur, da lì siamo andati a Sanur e poi hai mangiato... La pannocchia. Pannocchia, il mais grigliato, molto buono, non l'avevo mai mangiato qui. Sì? Sì, no, la prima volta. Buono. Sì, era buono. È una cosa molto semplice, in realtà con la salsa giusta e cotto al punto giusto è veramente uno snack sfizioso. Ed è stato bello. Dov'è che eravamo lì? Sanur. Sanur, questa era un resort turistico, sì. Però c'era tutta questa spiaggia, questo mare molto bello. La spiaggia ti piace tanto, vero? Sì, ma ancora di più mi sono piaciute le barche, quelle dei pescatori. Ok. Quelli che avevano capisco, le zampe. Con tutti i calori. Tutti colorati, sì. E invece siamo andati anche Tanjung Benoa. Siamo andati a vedere l'isola delle tartarughe, poi visto che sono molto fortunata abbiamo provato a fare un'immersione, ti ricordi? Ah sì! E appena io mi sono andata dentro l'acqua, bam, sono arrivate tutte le meduse. Allora, burru burru. Ho dovuto smetterla. Allora, che ne dici quando tu vuoi fare il bisogno di andare in bagno e trova il bagno, nel senso non è come quello che aspettavi qua come in Italia, invece lì. Lì è stato un po' difficile perché comunque ho dovuto abituarmi a stare in piedi. Non c'è, diciamo, non si usa la carta igienica, ma si usa direttamente l'acqua, quindi ogni volta bisogna lavarsi e bagnarsi, che va bene, però è un po' diverso da qui. E poi la doccia, solitamente la... Con le gayung. Esatto, con quello, esatto, e l'acqua è fredda e quindi va bene, cioè non ero abituata, di solito qui si usa l'acqua calda, ma lì mi sono abituata, okay. Bella tonica. Quindi ti devi abituarsi. Sì, assolutamente. A Prambanan e Borobudur, sì. Ti ricordi? Belli. Che ne dici? Cioè, più che belli, storici, molto antichi. Cominciamo a Prambanan. Prambanan, ok. Vicino a casa. Sì, sì, sì. Lì a Yogyakarta. Bello, c'è questo grande parco con queste pagode, sono tipo queste pagode induiste, che è un simbolo poi dell'Indonesia.
è molto interessante perché si può entrare in queste pagode e sono dei reperti sostanzialmente archeologici, storici della tradizione induista. Ed è interessante perché in alcuni ancora sono presenti le statue antiche degli dei, e poi ogni pagoda è dedicata a un dio diverso. Ok. Giusto, Shiva, esatto. Isna, Vishnu e Vishnu, Brahma. Brahma, esatto. Bene, e quello Prambanan, cioè ti ricordi quanti sono tempi? Sono più di 1000 tempi. Tantissimi, sì. E invece Borobudur? E Borobudur invece è più unito, è un tempio buddista, tutto sviluppato su un'unica piattaforma, mm-hmm. E da lì a piramide sale, dove poi sopra ci sono tipo delle campane che sono appunto un simbolo buddista, e lì anche lì è molto spirituale come luogo. Ok, perfetto. Poi siamo andate anche a vedere il palazzo dei sultani a Gioggia. Siamo andati a vedere il palazzo del sultano, certo, okay. Che sì. Ti ricordi, hai imparato a fare batik? Sì, ma lì non, dove eravamo? A Gioggia, al villaggio vicino. Al villaggio degli artisti. Tamansari. Sì, bello, bellissimo. Ecco, quello mi è piaciuto perché a me comunque piace tutto quello che riguarda l'arte, l'artigianato, mm-hmm. eccetera. Quindi a Gioggiacarta ci sono, cioè proprio è molto elevato il tasso di arte e artigianalità. E quindi siamo andati a imparare in un laboratorio, a imparare a fare il batik. Sei contenta? E torneresti? Certo. Torniamo a visitare... altri per vedere posti nuovi in Indonesia, cioè abbiamo detto col netizen Indonesia. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa comment, share dan like. Jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah menyaksikan video kami ya seadanya ya. Ini kesan pertama Tekla selama pertama kali berada di Indonesia. Jadi bagi yang belum subscribe, di mana? Sini. Subscribe. Allora, ci salutiamo. Terima kasih dan ciao. Ciao.